Musica Maestro a Torino di Sangro, un grandissimo evento che parla di musica e di arte, perché Torino di Sangro, questo paese, è terra di grandi artisti. Sì, è veramente una terra di artisti, ma che in questi anni sono mancati. Ho voluto fortemente riportare questa cultura della musica a Torino di Sangro, dove un evento a livello internazionale, il nostro maestro Donato Renzetti ci ha voluto dedicare questa sera qui nella nostra comunità. È un inizio di un percorso dove noi dobbiamo recuperare i valori che ci ha lasciato i nostri genitori e i loro genitori, dove in questi anni è mancata un pochettino. Donato Renzetti, una figura importante per questo paese, che questa sera concede un'opera artistica con la Filarmonica e peraltro un evento che ha registrato il pienone, sold out. Non il pienone, strapienone, abbiamo pubblicizzato in pochi perché purtroppo la piazza è piccolina, quindi le richieste erano tantissime. Un evento che a livello internazionale il nostro maestro ci ha portato nella nostra comunità in tutti i posti, è una persona internazionale, porta per sé sempre il cuore a Torino di Sangro, nei paesi in Francia, in Polonia, in Russia, e ha esportato la nostra comunità in tutte le parti del mondo. Questo evento è organizzato da un'associazione, l'Associazione Liberarti. Ecco, quanto è importante per i piccoli paesi l'associazionismo e la promozione, il sostegno delle associazioni che fanno cultura? Per me, sindaco, è importantissimo. È una figura fondamentale le associazioni, perché senza di loro questi eventi non ci sarebbero. Liberarti, voglio ringraziarli, il presidente Carmela Caravaggio e tutti i soci che in questi anni hanno organizzato questi vari eventi, e lei è nata da poco tempo, quindi ogni anno ha organizzato eventi a livello culturale diverso da quello che è la Proloco, ma anche loro la Proloco fanno il loro lavoro, però loro usano diversamente l'arte e la musica. Io devo ringraziare, sono fortunato come sindaco, abbiamo tantissime associazioni dove io li voglio valorizzare tutti senza prescindere da nessuno. Aggiungere, sono veramente emozionato dopo un anno dal mio mandato vedere tutta questa gente che arriva dai paesi limitrofi. Che dire, è un piccolo inizio, un piccolo percorso nel mio mandato elettorale, ma quello che oggi sono col cuore e sono orgoglioso di essere qui e di vedere tutte queste persone con entusiasmo venire nella nostra comunità. Carmela Caravaggio, presidente di Liberarti, questa associazione, diciamo neonata, pochissimo tempo, e già si fa portavoce della cultura del territorio con un evento di eccellenza. Sì, diciamo che è una scommessa che è partita un anno fa. Abbiamo strappato una promessa al maestro Renzetti di portare un suo concerto qui nella sua natia Torino di Sangro. È stata un'impresa ardua, però stimolante per noi, che è un gruppo che ha sempre creduto nell'arte, in ogni espressione d'arte, e quindi che sconfini un po' ogni genere e età, e questo concerto ne è la prova. E speriamo che sia una serata unica per Torino di Sangro e per tutto il nostro pubblico. Non solo la presenza del maestro Renzetti, ma anche la Filarmonica, Gioachino Rossini, quindi nomi importanti. Sì, che sta seguendo già in un tour, e avremo come ospiti diversi direttori di orchestra che musicheranno musiche conosciute di film, di colonne sonore, ed è stato un regalo da parte del maestro nei confronti di Torino di Sangro. Da parte sua ha voluto portare un po' del suo mondo nella sua terra, nel suo paese. Questa, dicevo col sindaco, è terra di artisti, di grandi artisti, magari in pochi lo sanno, ma in realtà Torino di Sangro vive, no? D'arte. Sì, infatti un altro ospite illustre questa sera sarà Maurizio Fabrizio, che insieme a sua moglie musicherà le sue canzoni più famose, e per noi è un onore. Cercheremo di strappare anche a lui magari la promessa per un futuro concerto qui a Torino di Sangro.
Prossimi eventi dell'associazione? Sì, ci stiamo organizzando anche con la festa del tesseramento, abbiamo tante idee in programma, speriamo con questa manifestazione di accrescere l'interesse nella nostra associazione e di continuare sempre così con lo spirito che ci contraddistingue, quindi di originalità e innovazione, seguendo sempre l'arte, quella che tutte le espressioni di arte. Diciamo un po' quali sono gli obiettivi di Liberarti e come è nata, perché è nata? Allora, l'obiettivo di Liberarti è soprattutto quello di portare ad avvicinarsi all'arte in ogni sua espressione. Oltre a questa manifestazione, nei 2 anni abbiamo portato Arte in Festa, dove c'è stato un boom di artisti di ogni genere, e questo per noi è stimolo anche per le nuove generazioni, avvicinarli di più anche alla musica classica, che è un territorio un po' difficile, un po' non semplice da approcciare, però sono sicura che comunque ci stiamo impegnando anche per qualcosa con la scuola, non è ancora definitivo, però cerchiamo di creare qualcosa, un collante tra le nuove generazioni e l'arte. Hanno quest'estate, con la ricorrenza dei 50 anni dello sbarco sulla Luna, hanno ricordato e imparato questa canzone che era stata scritta da Domenico Cerenzetti. La canzone si chiama Razzo Pioniere. Il lavoro è stato fatto da Lorella Lusi ed è stato un lavoro straordinario, per cui un applauso per Lorella. Abbiamo riscoperto questa canzone con loro, una canzone bellissima, però molto difficile. I bambini sono proprio piccoli, li vedete, qualcuno è addirittura in età prescolare. E per cui canteremo insieme alla base, perché sono pochini e non si sentiranno. Abbiamo scelto questa canzone proprio perché nell'anno della Luna i bambini hanno conosciuto zio Domenicuccio come lo abbiamo conosciuto noi, e rimarrà questo pensiero nei loro cuori, penso, perché la musica poi ci accomuna tutti quanti qui a Trevisano, soprattutto grazie anche a zio Domenicuccio.
Buonasera a tutti, ragazzi, veramente ogni volta il tuo sindaco lo fate emozionare, grazie. Bene, perché siamo qui riuniti questa sera? Perché siamo in questo posto? Perché abbiamo voluto, io e tutta la mia amministrazione comunale, indicare a Domenicuccio Renzetti questo largo. Il largo dove ha una storia, che adesso andiamo a leggere insieme. L'abbiamo voluto proprio qui, dove era la sua casa nativa, qua sopra. E quando è arrivata la notizia che organizzavi questo evento nella nostra comunità, la mia maggioranza subito, tutti insieme, compatti, abbiamo subito deliberato questo largo Tiglio diventerà largo Domenico Renzetti. Perché questo? Vedo tantissime persone donate questa sera, entusiasmo, vedo in noi cittadini che, torinesi che riportate la musica nel nostro comunità. Vi leggo la storia di Domenico, dove è stato deliberato con la delibera del 12 luglio 2019. C'è anche una motivazione, perché il titolare è un largo, ci vuole una motivazione. Io subito l'ho accolto e vi dico tutta la storia. Domenico Renzetti, per gli amici Domenicuccio, è nato a Torino di Sangro nel 1921 e di lì è morto dopo una lunga e sofferta malattia nel 1999. Domenico è stato un musicista e un compositore che ha sempre tenuto alto il suo attaccamento al paese nativo. Ha fatto parte della banda musicale del nostro paese sin da quando, molto giovane, si avvicinò alla musica e diventerà poi sua ragione di vita. E diventando percussionista presso la Scala di Milano, ha composto musiche e parole di numerosissime canzoni, le quali hanno come tema il suo grande amore per la sua gente e per il suo paese. Torino di Sangro. Alcune di queste composizioni, le più note, sono state raccolte in un CD, 50 anni di amore. Raccontano del suo amore per la sua famiglia e del suo amore per la sua terra natia. Tutto composto da Domenico, rigorosamente nel dialetto paesano. È proprio grazie a lui che Torino di Sangro oggi vanta tanti musicisti affermati che hanno scelto di vivere le loro vacanze estive nel nostro paese. Amici, colleghi della Scala, conoscenti, tutti affascinati dalle sue composizioni e dal suo personale paradiso, il nostro paese. Aveva la musica nel sangue, nel cuore e nell'anima, come ognuno di noi abbiamo in questa comunità. Quando a causa della sua grave malattia aveva perso l'uso delle mani e quindi non poteva più eseguire la sua musica. Lo si sentiva fischiettare continuamente per le vie del paese e nei momenti più difficili della sua vita ha continuato a fischiettare i brani più noti dei famosi musicisti che egli stesso interpretava. Talmente grande fu la sua passione che il figlio Donato Renzetti, qui presente, seguendo le orme del padre, è diventato tra i più grandi e affermati direttori d'orchestra a livello mondiale, ma anche lui. Come Domenico, quando può scappa nel suo personale paradiso, che Torino di Sangro è qui. Donato, grazie. Questa è quella la motivazione perché abbiamo intitolato questo largo da Tiglio al largo Domenico Renzetti. Donato, io da sindaco veramente sono orgoglioso di vedere te questa sera con tutta la mia maggioranza e prima di andare a scoprire questo largo che rimarrà nella nostra comunità ti do la parola per dire qualche saluto ai cittadini di Torino di Sangro. Grazie.
40 anni di carriera, ecco, l'emozione di questi tre giorni, vi assicuro, non è una retorica, è veramente un'emozione particolare, unica. Io te l'ho fatto altri concerti prima di Sandro, no? Questa volta con questo dedica papà, mi pare che l'ho vissuto da figlio, ma era un fratello, gli parlava sempre del suo paese, mi ha sempre convinto a tornare, io 18 anni volevo andare a Rimini, che ce l'ho in Inghilterra, e sono sempre tornato qua. È stato un grande uomo qua, non perché adesso è mio padre, perché faccio una dedica, un padre, papà che non ha mai parlato della sua sofferenza in guerra, mai parlato di 8 anni di campo di concentramento, come tanti dei suoi tanti amici a Torino di Sandro. Quindi questa sera per me vedere sempre scritto il suo nome è unico, non si può spiegare a voce. Io vi ringrazio tutti, sono anche stanco per poi avere un concerto dall'altra parte, ma il ricordo di papà ormai è morto 20 anni fa, come se fosse con me, perché mi guardo regolarmente una volta a settimana i video che fece a lui, sia quando stava male. Non l'ho mai sentito con mia madre, anche lì una musa ispiratrice di tutte le sue canzoni, anche mai sentito una volta lamentarsi. Una sola volta ho detto, mi sono fregato le mani, mi sono rovinato le mani. Tanti suoi amici non ci sono più, tanti amici ancora ci sono qui nel paese, io li vado a trovare regolarmente, perché questa grande generazione, gli anni 20, 21, non torneranno più. Papà diceva, chi mi ridà a me questi 9 anni di guerra, senza fidanzate, senza niente? Questo è vero. Dobbiamo sempre ricordarlo ai nostri giovani, perché quello che hanno fatto i nostri vecchi nel passato, non solo il papà, ma tutti quella generazione che è stata in Russia, la generazione che è stata in Albania, la guerra, le sofferenze, i morti. Questo fa parte della nostra storia, della nostra Italia. E papà rimane sempre nel mio cuore, come credo, con le sue canzoni, tant'è vero che sulla sua tomba io ho scritto su questa collina, perché lui quando andava al cimitero diceva, io non stai qua, mettimi qua, perché questo è il posto più bello del mondo. Amava veramente il suo paese, come ho visti pochi. Quindi vi ringrazio moltissimo, non ho voce, non ho cantato, grazie di essere qui. L'emozione è tanta grande e spero di riuscire a far concerto. Va bene? Grazie. Grazie Donato. Prima di scoprire Donato, ti vorrei solo osservare, guardi tanti concittadini, guardo intorno, che aspettavano questo momento, perché Domenico Cuccio ha creato la storia della musica e poi sul palco ti dirò tante belle sorprese. È un paese di musicisti, è un paese lasciato da Dio per la nostra arte, perché i paesi vicini non è che siano così come il nostro. Qui c'è una banda di 70 persone su 3.000, fate il conto, tutti suonavano, tutti amici di papà. Io ho vissuto questi anzianotti che venivano e ricordavano i tempi belli, tantissimi episodi. Ci vorrebbero 3 settimane per raccontarli. Peccato che non c'è più la banda, che è stata una realtà straordinaria. Comunque, molti giovani musicisti, grazie anche ai musicisti fatti venire da papà, come dicevi tu, amici sono venuti, molta gente ha preso il violino, perché si suonava solamente gli strumenti a fiato, hanno preso il violino, il violoncello, sono messi a suonare. La musica è questa, la musica è bella tutta. Le scuole dovrebbero fare un po' di più, ma questo discorso a parte, va bene? Quindi scopriamo dall'altro, se no io non mi cambio. Andiamo a scoprire dall'altro. Presidente.